ha giurato il nuovo governo portoghese di Antonio Costa, un esecutivo monocolore socialista con l'appoggio esterno di comunisti e post-trotskisti. Costa è il primo premier non bianco e originario dell'India, alla guida di un gabinetto con poche donne, ma in ministeri di peso come la giustizia e gli interni. Un governo inviso allo stesso presidente Cavaco Silva, che non ha potuto fare altro che dare l'incarico a Costa, dopo la mozione di sfiducia del Parlamento verso il vecchio esecutivo di Pascis Coelho. Un incarico avvelenato, il presidente ha fatto firmare a Costa un documento per confermare l'impegno a rispettare gli accordi internazionali con Europa e NATO, anche se nel suo discorso di insediamento Costa ha assicurato che l'austerità deve cambiare e non si può pensare di modernizzare un paese senza considerare di valorizzare le risorse nazionali, la salute e di combattere le disuguaglianze. Il compito di Costa non sarà facile e il sostegno dei partner di coalizione potrebbe venire a mancare quando ci saranno da compiere scelte dolorose in termini di tagli, senza contare che Costa dovrà dimostrare a Bruxelles di essere molto meno euroscettico dei suoi compagni di strada, una scommessa che alcuni considerano difficile da vincere.